Arte, enogastronomia e musica saranno gli ingredienti principali di Saltarua, l'evento giunto alla 20ª edizione, organizzato dalla Proloco di Saltara con il patrocinio del comune di Colli al Metauro e della regione Marche. La manifestazione, partita nel 2001, si svolgerà venerdì 15 luglio a Saltara, dove l'atmosfera medievale si fonde con l'arte contemporanea, creando un binomio di grande fascino. Presidente, che ora inizierà l'evento? Allora, l'evento inizierà alle 19.30 con l'apertura degli stand. Alle 20.45 nel centro storico, nelle varie piazzette, ci saranno tre gruppi che suoneranno contemporaneamente. Ci sarà Frida Neri e Mina, JB e Marinelli e Delta Mad, con vario genere musicale che va dal blues al jazz. E poi un concerto finale? Sì, alle 22.15 inizia il concerto finale del Queen Symphonies dell'Orchestra Rossini. Irene, non solo buona musica ma anche buon cibo. Sì, certo, potete venire ad assaggiare le nostre tipicità locali preparate dalla Proloco per l'occasione, come ad esempio le tagliatelle col baccalà o i fagioli, e avremo anche della buona birra artigianale. Ed è confermata anche la galleria degli artisti? Sì, come da tradizione sarà visitabile anche la galleria degli artisti, ci saranno 10 artisti giovani locali che esporranno le proprie opere all'interno dei mercati coperti di Saltara, a partire dalle 19.30. L'ingresso sarà gratuito? Sì, l'ingresso sarà gratuito e in caso di maltempo l'evento sarà rinviato a domenica 17 luglio.